C'è alla voce. Ancora? Ancora. No, perché lui è un giornalista. Meglio soli che malattia. Dice che è un giornalista. Mi verrebbe da dire, meglio soli che una malattia grave. Cioè, perché di per sé il fatto di essere soli è già qualcosa di piuttosto grave per chi ama la compagnia e poi oserei dire un po' per tutto il genere umano. Vorrei rubare una frase che ho letto di Fabrizio Carollo, che è qui nello studio, in cui proprio... Inquadriamolo, perché Fabrizio ormai è diventato un grande amico del Salotto di Dolce Amaro. Scrittore, facciamogli un applauso. E sintetizza velocemente, cioè quando ci si innamora si capisce che si sta male da soli. Parlami ancora. Vuoi dire qualcosa? È rimasta così, è caduta. No, così nella nulla. In effetti, stavo concordando con Fabrizio se voleva aggiungere un pensiero. Ecco. No, io penso che sì, soli non sia mai una cosa positiva. È certo che comunque bisogna conoscersi comunque prima interiormente, quindi alle volte la solitudine è anche necessaria, sicuramente per esplorare al meglio la propria anima. E poi per confrontarsi col mondo, che comunque anche per cercare di difendersi dal mondo, perché comunque conoscendosi per se stessi il mondo cerca sempre comunque di, è sempre pronto a lasciarti solo, però cioè, se ti conosci bene sai come fare. Si sta soli quando uno è ferito, è malato, quando poi sta bene in realtà. Secondo me anche quando si cerca di essere riflessivi. Io voglio spezzare una lancia a favore della solitudine, ogni tanto è sana, è esatto, sì, è verissimo, è sana. Ogni tanto però. Ogni tanto fa bene. Poi ci vuole. Ogni tanto. Una pausa. Allora, per esempio, scusate, Maria Cristina Martinelli ha un impegno a casa, quindi deve abbandonare il salotto. Aspetta, il figlio, dico tutti così.